saluto i nostri ospiti che sono venuti da diverse parti d'Italia, ospiti illustri e graditi, e naturalmente un saluto alla dottoressa Nicchi, che è ufficialmente la patrocinante di questa iniziativa. È un'iniziativa questa che portiamo avanti da 3 anni e ha sempre dato dei buoni risultati. L'incontro è un connubio, diciamo, tra i medici cattolici, la LILT e il Centro di Bioetica di Prato. Il 2 gennaio del 2015 leggevo da un articolo della professoressa Morresi, che abbiamo qui tra noi e che concluderà questo convegno, che la prestigiosa rivista Science aveva pubblicato un lavoro di Wolfgang e Tommasetti che aveva fatto notizia in tutto il mondo. Premetto che la decisione di fare questo convegno è antecedente a questo evento, a questa pubblicazione, però la volontà di contribuire a confutare anche le loro conclusioni ci ha ulteriormente spronato. Gli autori analizzano in questo lavoro 31 tipi di tumore, concludendo poi che 2/3 sono dovuti a fattori causali, mentre 1/3 ad ambienti e caratteristiche genetiche. I fattori causali sarebbero legati alla quantità di divisioni cellulari delle cellule staminali, perché è durante la divisione cellulare che si verificano mutazioni ed errori. Essi poi dicono che delle mutazioni non si conoscono le cause. Le conseguenze che se ne dovrebbero trarre sono dunque che per quel 33% non si dovrebbe investire tanto nella ricerca e nella prevenzione? Oppure perché indagare sulle mutazioni se sono il risultato di un destino di probabilità? Tutto questo cose inevitabilmente con centinaia di migliaia di studi spalmati in un secolo. La trasformazione della cellula normale in cellula neoplastica avviene per un processo a tappe che richiede diverse mutazioni che si manifestano nell'arco di molti anni. Noi diciamo che i 2/3 di tumori che per i due autori sono dovuti a bad luck in realtà sono dovuti alla nostra attuale ignoranza, e la scienza ha il dovere di colmare questo vuoto, magari nel futuro affidando alla matematica i calcoli delle probabilità, considerando però tutte le varianti, il substrato, le caratteristiche genetiche, ambiente e stile di vita. Questa è la sfida da vincere, e non è una sfida contro il fato, ma contro noi stessi e i nostri limiti di conoscenza, che a volte sono limiti economici e direi politici e sociali. E come afferma il dottor Wild dell'International Agency for Research on Cancer, se l'affermazione la maggior parte dei tumori sono dovuti alla sfortuna è mal interpretata, si possono avere conseguenze sulla ricerca sul cancro e sulla prevenzione, e quindi sulla salute pubblica, diciamo che sugli investimenti e le scelte politiche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha risposto puntualmente senza esitazione, confutando le conclusioni di questa pubblicazione, nella quale tra l'altro il numero di pazienti è bassissimo, quindi anche come valore di ricerca, e i tumori considerati sono rari. Quindi nella ricerca ci sono limiti e anche pregiudizi. E i flash che ha dato l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono pochi ma indicativi. Cioè, gli studi dei passati 50 anni hanno dimostrato che alcuni tumori frequenti in una popolazione sono rari in un'altra, e questi numeri variano nel tempo. Poi la diminuzione dei casi di tumore del polmone è dovuta alla lotta contro il fumo, quella dei casi di tumore epatico alla vaccinazione contro l'epatite B, così per dirne qualcuna. La metà dei tumori del mondo può essere soggetta a prevenzione. Ormai è assodato che i tumori più frequenti nel mondo, come lo stomaco, la cervice, la mammella, sono in relazione all'alimentazione, all'infezione, a fattori ambientali. Vedi per esempio il cancro dell'esofago, frequente, il carcinoma dell'esofago, frequente in Africa orientale, non lo è nella occidentale. I casi di cancro colorettale in Giappone, rari 2 decenni fa, adesso sono in aumento, e la causa sono la modificazione dei fattori ambientali e dello stile di vita. Direi anche lo stomaco, avevano delle abitudini di mangiare la carne senza cuocerla, e metterla in riduzione.
di immigrati dopo una decina di anni in un paese hanno la stessa incidenza di insorgenza degli stessi tipi di tumore della popolazione che li ospita. Inoltre, altra pecca del famigerato studio, si basa solo sulla popolazione degli USA, mentre se si fossero prese in considerazione altre popolazioni di sicuro si sarebbero avuti risultati differenti. Svolto questa mattina nella sede LILT di Via Catani il convegno sulla bioetica degli stili di vita nella prevenzione dei tumori, promosso dall'Associazione Medici Cattolici. Esperti hanno illustrato quanto siano importanti le nostre abitudini di vita per difenderci dal cancro. Vediamo. Stili di vita sani e prevenzione per osteggiare il cancro. Si è parlato di questo al convegno Bioetica dello stile di vita nella prevenzione dei tumori, organizzato dall'Associazione Medici Cattolici in unione con la Lega Italiana Tumori e con il Centro Regionale di Bioetica che ha sede a Prato. È il terzo convegno che facciamo negli ultimi anni, allo scopo di riunire numerosi specialisti di varie discipline per fare un po' il punto sulla situazione attuale, soprattutto a seguito delle notizie apparse su una grossa rivista internazionale in cui il cancro è frutto di casualità. In pratica, se il cancro è frutto di casualità, tutto quello che è la prevenzione non serve a niente, perché ci affidiamo al caso, quindi uno può essere fortunato, non avrà un tumore, oppure sfortunato e gli verrà qualsiasi possibilità di tumore. Se qualcosa è dovuto alla sfortuna, noi che cosa facciamo? La ricerca sulla sfortuna? Quindi è stato un messaggio deleterio non solo per i pazienti ma anche per gli operatori. Diciamo, quando si tratta di qualcosa che non conosciamo, invece di parlare del caso, dovremmo parlare di nostra ignoranza e quindi necessità di studiare ancora di più. In realtà evidenze scientifiche dimostrano da anni come le abitudini di vita siano fondamentali per prevenire l'insorgenza di tumori. Gli alimenti, ad esempio, se mangiati in modo corretto ed equilibrato, come vorrebbe la dieta mediterranea, sono i primi alleati contro il cancro. Sono un chimico, biochimico, e mi interessa il contenuto, diciamo, terapeutico degli alimenti, quella che si chiama nutriceutica, che sarebbe praticamente la farmaceutica della nutrizione, in quanto in cibi e bevande sono contenute delle vere molecole terapeutiche e quindi quando mangiamo noi possiamo anche curarci. Al congresso era presente anche Riccardo Poli, presidente del Centro di Bioetica. La direzione scientifica del convegno è della dottoressa Maria Ninkeri Kunz, presidente regionale dell'Associazione Medici Cattolici.